Selena Gomez ha ragione. Già, non serve a niente litigare. Già, litigando non risolve il problema. Certo, giustamente, Selena Gomez ha ragione. Giusto, perché è impossibile continuare ad andare avanti così. Perciò sento che è così. Noi adesso lasciamo perdere questa emittente Tris, questa radio FM Italia. Noi adesso facciamo proprio come Selena Gomez si dice. Dice di non seguire più FM Italia, di lasciare perdere i Tris. Già, è una scelta utile. Giustamente, sento che è così. Selena Gomez ha tutta la ragione di questo mondo, però io alla sua musica non posso rinunciare, questo mai, no, questo è impossibile, ma noi continueremo a lottare, già, già, continueremo a lottare, ce la faremo. Prima o poi ce la faremo, vinceremo, vinceremo questa battaglia. Già, vinceremo questa battaglia. Ragazzi, siamo così. Dai, pare, cerca di avere coraggio. Alla fine Selena Gomez ti ha suggerito una bella cosa. Giusto, Selena Gomez mi ha suggerito questa cosa, di lasciare perdere FM Italia, di lasciare perdere Tris, di ignorare le offese, che alla fine sono tutte offese su di lei, inutili, perché tanto, sì, ma io però c'è una cosa, ragazzi, io, sì, Selena Gomez dice questo, però io non posso rinunciare a questa cassa, io non posso dire addio alla musica, perché la musica per me fa parte della mia vita. Io senza questa cassa non posso vivere così. Perciò Selena Gomez ha detto una cosa sbagliata qui, che c'è come le altre cose, va bene, lo ammetto, dice giusto qua e là, però io non posso rinunciare a questa meravigliosa cassa, perché in questa cassa ci sono racchiusi tutti i suoi successi. Già, giusto. C'è tutta la sua musica. C'è tutta la mia vita, io non posso rinunciare alla sua musica. Perciò certo, Selena Gomez mi ha detto queste parole, giustamente dobbiamo essere fieri. Certo, dobbiamo capire, ha ragione, però dire il vero, come dire, beh, vabbè, faremo come dice lei. Noi ignoreremo le offese, le umiliazioni. Usciremo con la cassa, con questa cassa usciremo. Però una cosa, faremo attenzione, come dice lei, di stare attenti perché il mondo è pieno di pericoli. Perciò, solamente per questo, Selena Gomez ha ragione. Ragazzi, veramente, Selena Gomez ha ragione. Giusto. Dobbiamo capire una cosa. Sì, però c'è una cosa che io voglio dire. Ragazzi, questa radio, la radio Gomez, 100% grandi suoi successi, ma come faremo a, voglio dire, a fare nascere questa radio? Già. Beh.
Dobbiamo studiare un sistema. Cioè? Un sistema... sì, Selena Gomez ha detto che la radio dobbiamo fare, però ha detto in privato. Cioè, significa che dobbiamo... Beh, in privato però sembra un pochettino assurdo. Come possiamo fare una radio privata? Boh, beh, giustamente, sento che così, facendo una radio privata, così non la scotta nessuno. Certo, ragazzi, essendo che è una radio privata, chi è che ascolta questa radio? Nessuno. Essendo che questa radio è privata, non la sente nessuno. No, 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 qui è fuori, no, fuori discussione. Io, no, la radio noi la dobbiamo creare, ma dobbiamo studiare un sistema. Dobbiamo fare lavorare il cervello, ma come però? Cioè come? Bene, come va a fare sta radio? Allora, Selena Gomez dice che la radio la dobbiamo dedicare, va bene, però dice che deve essere in privato, cioè che non deve essere veramente. Sì, ci deve essere la radio qua e là, ma dice che deve essere privata. E poi c'è una cosa ancora. Dice anche, appena detto Selena Gomez ha pronunciato queste parole nella mia mente, che mi ha detto che a ottobre non dobbiamo annullare la musica, cioè che non dobbiamo sospendere la musica per segno di rispetto, perché dice lei, dice che è acqua passata di quello che è successo nel lontano 2018. Beh, veramente ha ragione. Yeah. Sì, veramente ha ragione. Beh, acqua passata. Beh, se lo dice lei. Acqua passata. Beh, veramente ha ragione. Certo, qua la vediamo bella, pensierata, felice, però dimenticare il passato, soprattutto il passato così, che lei dice di dimenticare quello che è successo, sì, ha ragione. Vabbè, se lo dice lei, faremo così. Già. E va bene. Ragazzi, io non lo so. Sinceramente, a dire il vero, sì, ha ragione. Selena Gomez ha ragione. Dai, è ridicolo, dai. Come possiamo? Veramente ha ragione, perché è pesante. 28 giorni senza la sua musica. Come si può stare 28 giorni senza ascoltare musica? Sì, ha proprio ragione. Già. Ha proprio ragione. Selena Gomez c'ha ragione. Sì, è vero. È proprio vero. Proprio vero. Sì, ragazzi, ha ragione. Però sento che è così, io lo faccio per lei, perché abbiamo un rispetto. Il rispetto è al primo posto.
Certo, questo sì, però giustamente se lei dice che non dobbiamo sospendere la musica. Faremo come lei dice. Faremo come lei dice. Se dice di non sospendere la musica. Sento, però io lo faccio per lei per avere rispetto. Giustamente questo è importante, perché noi qui abbiamo un grande legame per Selena Gomez, anche qui dalla copertina dell'album Rare. Che questo è stato il disco più bello, è anche bella la copertina, giustamente certo è bello, però giustamente ragazzi dobbiamo capire che Selena Gomez è una grande artista e noi lo dimostriamo con questo, tutte queste cose sono tutte per lei, calendario, quadri, insomma in questa stanza c'è quasi tutto quello che riguarda lei. Anche qua la foto, il quadro della canzone De Una Vez, che questa è stata la più bella canzone del 2021, diciamo che sta, sì, è stato così, questa bella canzone che ci ha regalato a gennaio. Vabbè, ragazzi, sempre là siamo, noi dobbiamo fare quello che lei ci dice. Se ci sta dicendo di lasciare perdere, lasciamo perdere. Sì, ha ragione. Davvero, ragazzi, possiamo dire veramente, Selena Gomez qui c'ha davvero ha ragione. C'ha proprio ragione. Sì, perché ragazzi, così è impossibile, ma è così. Io lo posso dire a voce alta, sì, noi siamo un po' esagerati che abbiamo tutte queste magliette fatte di Selena Gomez, vabbè, ma io lo faccio per lei, perché siamo incalliti, siamo fans incalliti. Perciò sento che così ci deve essere la t-shirt, come viene chiamata in inglese. Già, sì, però lei dice che devo mettere, riportare la sua musica per strada, è impossibile fare questo, perché io non intendo rinunciare alla musica per la strada. Vabbè, è una cosa un pochettino strana portare la musica di Selena Gomez, cioè la sua musica per le strade, è un po', sì, è un po' strano, sì, lo ammetto, ma io lo faccio per lei perché l'amo, l'adoriamo, e essendo che Selena Gomez l'adoriamo, dobbiamo fare questa cosa. Di portare la sua musica per le strade, proprio per le strade del quartiere, della città. E questa è una cosa che noi faremo per sempre. Giustamente dobbiamo capirlo. Anche se è una cosa un pochettino strana, portare la sua musica per la strada. E anche qui, per esempio, abbiamo intitolato il corridoio di casa a lei. Con la scritta delle lettere di plastica, veramente sì, ha ragione, è un pochettino esagerato. Poi abbiamo anche una foto qua, la foto, i fiori, soprattutto i fiori. Soprattutto i fiori, perché così è più bello, sì, va bene, però ragazzi, sì, veramente è vero, abbiamo un po', come dire, abbiamo un po' esagerato. Ma noi non ce ne pentiamo. Anche se noi abbiamo esagerato intitolare
il corridoio di casa a Selena Gomez, giustamente, va bene, è una cosa un pochettino strana da vedere, cioè, possiamo dire, vedere il passetto completamente intitolato a lei, ci sono le scritte, le foto, insomma, c'è di tutto. Ho messo qui. Anche qui. Anche qui. Anche qui. Sì, ragazzi, è un po' veramente giustamente c'è un po' di esagerazione in questa cosa, ma noi siamo molto legati a Selena Gomez, perciò dobbiamo avere questo amore per lei, dobbiamo essere fieri di questa cantante, ma noi veramente, ragazzi, noi siamo veramente fieri di questa artista, siamo veramente proprio fieri. Io mi sento orgoglioso di avere questa artista. Siamo veramente orgogliosi di avere questa artista, perciò per Selena Gomez io faccio quello che si può. Facciamo quello che si può. Sì. Abbiamo un po' esagerato il passetto intitolato a lei, ma per me non mi importa se questa è tutta un'esagerazione. La radio, per esempio, non mi importa se questa è un'esagerazione, come noi possiamo vedere qui. Sì, la radio è quella che ci dovrebbe essere, che veramente dovrebbe nascere questa radio. Noi vediamo, questa radio deve nascere sul serio, perciò noi dobbiamo fare questa, dobbiamo avere forza e coraggio. Ragazzi, noi dobbiamo essere fieri di Selena Gomez, anche se lei ha detto che non dobbiamo smettere di ascoltare la sua musica, lo faremo. Perciò l'11 ottobre la musica ci sarà, perché tanto, ragazzi, ha ragione. Selena Gomez ha ragione, veramente è tutta acqua passata di quello che è successo nel 2018, ha ragione, è acqua passata, e essendo che è acqua passata faremo come lei dice, musica si ascolterà, sì, faremo qualcosa, però la musica la ascolteremo. Semmai possiamo fare una cosa sempre per rispetto, per esempio possiamo fare che la musica la possiamo ascoltare a basso volume, ecco, meno questo si può fare, no? Giusto o no? Sì, giusto. Cioè facciamo così, la musica la ascoltiamo a basso volume a partire dall'11 ottobre. Sì, la Radio Gomez nascerà prima o poi a fine pandemia, però se noi ce la metteremo tutta, ma proprio tutta, affronteremo questo problema, questo serio problema riguardante la radio, la televisione, e questo, perché l'amore grande per Selena Gomez non è, non lo, sì, lo dimostriamo tramite le magliette, tramite il calendario, possiamo vedere qui il calendario,
Il maestosissimo calendario fatto dalla tipografia Fast Copy della Via Catania. Sì, anche questo calendario è stato fatto bello, bello anche le foto. Veramente bello questo calendario così. Sì, è una cosa fantastica. Abbiamo tutto di Selena Gomez qui, no? C'è proprio tutto di questa artista. Però quello che noi abbiamo di Selena Gomez è sempre questo, perché infine lei è un'artista. Perciò noi Selena Gomez la dobbiamo amare per com'è. Anche se lei ha detto di lasciare perdere, di andare in FM Italia, perché tanto ha ragione, non si fa sempre lo stesso niente. Perché insultare, cioè vuol dire, cioè ragazzi, voglio dire, non serve proprio niente litigare, non serve niente litigare, non serve niente. Sì, noi stiamo lottando per la sopravvivenza, cioè, vuol dire, stiamo lottando, cioè, sembra come se fosse questione di vita o di morte. Vabbè, anche se è così, ma noi faremo qualcosa. Faremo qualcosa. Ancora non so che cosa, ma faremo qualcosa. Se lei dice che noi non dobbiamo fare questo, cioè dice che lei dice che dobbiamo lasciare perdere tutto, perché ha ragione. Giustamente, ragazzi, come dire, Selena Gomez c'ha proprio a ragione. Perciò per questo noi faremo così. Lasciamo perdere tutto. Lasciamo perdere proprio tutto. Quindi da oggi noi smetteremo di andare su FM Italia e anche su Tris. Parole sue, non mie. Perciò, visto che Selena Gomez dice che dobbiamo lasciare perdere, cioè, come lei, cioè lei mi ha sentito dire, cioè mi ha detto così, come se avesse detto di lasciare perdere, cioè di... Va bene, di fare questo, perché tanto non si fa niente. Giusto? Perciò, sento che è così, come io voglio dire, come dire, sì, possiamo fare veramente così. Lei dice così e così faremo. Ragazzi, io non so che cosa dire, ma Selena Gomez ha ragione, ha proprio ragione. È ridicolo, dai, fare questo per lei. Sì, la maglietta è bella, però nello stesso tempo abbiamo un po' esagerato. In tutti questi 11 anni che seguiamo Selena Gomez, veramente abbiamo esagerato in tanto. La musica per strada, la radio, la televisione, il calendario, giusto, cioè tutte queste cose, il calendario, la radio, la televisione, le feppe, le casse, la musica. Sì, ha ragione, è tutta una cosa ridicola. Sì, è una cosa buffa, come dice lei, è buffo. Però questo è l'amore, l'amore gigante, l'amore cioè gigante, grande quello che è. Però, certo, Selena Gomez nella mia mente mi ha detto questo, che dobbiamo smettere di fare magliette su di lei con le sue foto, dobbiamo smettere di ascoltare la sua musica fuori per strada, ma questo non posso rinunciare. La musica per strada non la posso rinunciare perché mi piace troppo portare la sua musica in giro per questa città. Perciò lei dice questo, ma non lo posso fare. Cara Selena, hai detto giusto, fai bene a dirmi questo, però non lo posso fare. No, non lo posso fare di lasciare perdere la tua musica per la strada.
È la mia passione. Io giustamente sono grato, sì, ti ringrazio che mi hai detto questa cosa, ma purtroppo io ti amo troppo, perciò o tu dici questo, dici quello, io sì, come della musica che non mi posso permettere di vietare la musica, questo sì, lo farò. Ma per te però, perché sei grande, perciò sarà così, veramente. Vabbè, io quello che dico. Vabbè, Selena, come vuoi tu. A ottobre ti andiamo un rispetto, va bene, ma noi continueremo a ascoltare la tua musica. A fine quest'anno, l'autunno, inverno, sarà tipo come la primavera e estate, perciò. Ci sarà da divertirsi. Giustamente, sento che così noi ci divertiamo così, in meglio. Comunque, secondo me, questa radio nascerà o non nascerà. Ragazzi, cosa pensate? Beh, padre, io manco saggio, padre, forse la radio Gomez nascerà in futuro, non sappiamo quando. Padre, io non lo saggio, padre, se sta radio nascerà. Allora, noi intanto faremo il più stretto necessario per questa radio Gomez, con i suoi più grandi successi, che la radio si chiama così, proprio Radio Gomez. 100% grandi successi. Beh, giustamente la radio io non lo so se la possiamo creare, ma ragazzi, forse ce la faremo. Forse ce la faremo, ragazzi. Chi lo sa? Un giorno saremo speaker di una radio. Ma ragazzi, ma voi lo sapete questo? Diventare speaker è importante. Saremo speaker di una radio, anzi, di una vera radio. Guardate che bella questa Radio Gomez, che è maestosa, piena di fascino. Questa radio è la radio dei Siracusani, diventerà la radio dei Siracusani, diventerà proprio la radio più ascoltata a Siracusa e provincia. Questa è la radio. Questa è la radio. Questa è la musica della Radio Gomez, 100%. Grandi successi di Selena Gomez, Very Normal People, che Very Normal People sarebbe cioè, Very Normal People sarebbe il nomignolo della radio, perché si chiama Radio Gomez, 100%. Grandi successi, Very Normal People, perché Very Normal People è il nomignolo della radio, come se possiamo dire così, giusto Giovannino? No? Sì, cioè, se noi diciamo che dobbiamo creare questa radio, sì, Selena Gomez si dice deve essere in privato, sì, in privato lo faremo. Sì, lo faremo in privato. E va bene, sì. Adesso ascoltiamo un po' delle canzoni, proprio per dare un senso, va? Sentificare proprio di ascoltare i suoi successi, ecco, quelli più belli, no? Vedete qui, noi abbiamo un telefono che c'è tutta la sua musica. Per esempio, c'è anche Promo. Qua Radio Gomez è Promo. 100%, grandi successi di Selena Gomez, Very Normal People. Very Normal People è la radio, no? E qua c'è come canzone la nuova canzone che è uscita, 999.
Vedere come possiamo dire. Questa sarebbe la nuova, e lo è, la nuova canzone di Selena Gomez, il 999, che qui nella Radio Gomez è sempre in alta rotazione. Non puoi dire botte, ma insomma. Di Selena Gomez 999, che, come dire, questa è una canzone davvero che io amo. Ragazzi, la canzone 999 di Selena Gomez insieme con il cantante Camillo, questa canzone proprio parla chiaro, perché certo, ragazzi, Selena Gomez è stata in pausa per almeno 6 mesi quasi, perciò noi dobbiamo capire che ora che è tornata alla musica, lei mi ha appena detto che noi dobbiamo continuare a ascoltare la sua musica, e lo faremo, noi ascolteremo veramente la sua musica, sì, ascolteremo veramente la sua musica, sì, ce la faremo, sì, ce la faremo veramente, diciamo, ce la faremo. Noi ascolteremo sempre la sua musica, e noi questa canzone 999 qui sulla Radio Gomez è sempre udita, sempre in rotazione, sempre giù, gira, sempre che gira, perché questa
e la musica della Radio Gomez 100%, grandi successi di Selena Gomez. Come dice il nomignolo, Very Normal People, Very Normal People, Very Normal People, perché questa è la radio del futuro. Questa è proprio la radio del futuro. E noi dobbiamo capire questo, che noi siamo tutti Selenetos, tutti Selenators, tutti fans di Selena Gomez, e siamo così. Amiamo Selena Gomez per com'è, perché lei è grande, immensamente grande. Lei è tutto, lei è l'aria che respiriamo, è tutto. Per noi Selena Gomez è proprio affascinante, incredibile, entusiasmante veramente, perché è una cantante di entusiasmo veramente, ne ha di strada, ne ha fatta e ne sta facendo finora, che c'ha 29 anni. Ma noi saremo sempre al suo fianco, per sempre. Viva Selena Gomez, per sempre. Giusto, un bel, ha detto la cosa giusta, ma l'ha detto qua. Certo, perché noi siamo tutti suoi devoti. E se lei dice che dobbiamo ascoltare la sua musica, lo faremo. Senz'altro. Senz'altro veramente, perché noi faremo sempre così. Viva sempre la Radio Gomez. E vabbè, noi continuiamo sempre così. Ragazzi, davvero, noi dobbiamo avere un grande amore per Selena Gomez, giustamente. Sta di dire questo, ragazzi, Selena Gomez veramente, ragazzi, è un artista. Perciò noi dobbiamo essere orgogliosi di questa cantante. Mi ha appena parlato lei, mi ha appena detto queste parole, mi ha detto che non mi devo arrendere, devo lottare per vincere, per la vittoria. Questo è giusto. Se nella come si dice giusto qui, e noi faremo quello che dice lei, però ho una condizione: io porterò la sua musica per le strade di questo quartiere, di questa città, per rispettarla, per essere grati di avere una grande cantante meravigliosa. Perciò noi dobbiamo essere fieri di questa cantante, anche se dice che dobbiamo lasciare in pace FM Italia, Tris, il canale Tris. Va bene, faremo come lei dice, faremo come lei fa, che ha detto così, e faremo veramente così. Perciò, a partire da quest'oggi, niente più Tris, niente più FM Italia. Faremo finta che questa radio FM Italia non esiste. Sì, faremo finta che la radio FM Italia non esiste. Non esiste questa radio, non c'è. Facciamo finta che non c'è. Capito, ragazzi? Dobbiamo fare finta che questa radio FM Italia non c'è. Perciò, se non è così, basta. Visto che non ci accontentano, che non mettono mai il nostro video 999, la canzone che ho ascoltato poco fa, non ce la mettono, fan 13. Cavoli suoi sono, prima o poi saranno puniti, ma noi faremo quello che ha detto Selena Gomez, ha detto di lasciare perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Se lei, Selena Gomez, si dice di lasciare perdere FM Italia e anche i Tris, la televisione, va bene, facciamo come lei dice, facciamo come lei dice. Giusto, cioè tu pare che è così, e va a fare di lui che esatto, dobbiamo fare quello che lei dice. Se lei ha detto di lasciare perdere, lasciamo perdere. Inutile qua piangere al latte, cioè,
A piangere al latte versato sono lacrime perse, per dire che si dice piangere è morto, sono lacrime perse. Pensando che così noi lasciamo perdere quello che ha detto lei, se non come si dice che dobbiamo lasciare perdere tutto, lasciamo perdere tutto. Però questo amore per lei ci deve essere, perché questo è un amore grande. Come noi possiamo vedere qui, c'è una foto di quando era più giovane, qui aveva 18 anni in questa foto, poi c'era scritta anche qui quest'altra foto bella. E qui non si sa se era come se che cosa guardava, ma questo perché è un amore grande, un amore veramente grande, un amore grande veramente, perciò noi dobbiamo avere veramente grande amore per lei. Allora, noi facciamo sempre così, noi ovviamente dobbiamo avere un amore grande per questa cantante Selena Gomez, no? È giusto o sbagliato? Correggetemi se sbaglio, ma è giusto questo amore che noi abbiamo per Selena Gomez? Dobbiamo avercelo qui, nel corazon, perché è importante. Ragazzi, io sono ormai da parecchi anni che conosco questa cantante, mi ha veramente cambiato, mi ha veramente, sì, mi ha veramente cambiato, ragazzi, veramente. Selena Gomez, se possiamo dire la verità, mi ha cambiato veramente. Perciò io per questo, sì, ne sono veramente grato, grande, perché Selena Gomez veramente è grande, veramente grande. Perciò, essendo che è così, noi dobbiamo avere, come dire, grande amore per questa cantante, dobbiamo noi rispettarla. E se lei dice che dobbiamo ascoltare la sua musica, lo dobbiamo fare, che è importante, la sua musica è importante. La sua musica porta allegria, rinfresca l'udito, soprattutto la grande canzone Naturally, alla quale l'ho conosciuta con quella canzone, ma mi sta tanto a cuore, perciò, come dire, ragazzi, io vi consiglio di seguire questa cantante, o piace o non piace, dobbiamo seguirla. Perciò se lei dice che dobbiamo lasciare in pace FM Italia, Trisse, e tutte le altre emittenti locali, dobbiamo fare quello che lei ha detto. Perciò faremo proprio come lei dice. Perciò se lei dice che dobbiamo lasciare in pace Trisse, FM Italia, Telecittà, tutte le emittenti di questa città, noi faremo quello che Selena Gomez ha detto. O piace o non piace questa cosa, dobbiamo fare quello che lei ha appena pronunciato nella mia testa, anzi nella mia mente, perciò sento che così noi faremo questo. Io veramente lo dico prima che me lo dimentico. Ragazzi, in questo film noi parliamo di questo. Dobbiamo avercela nel cuore. Perché Selena Gomez è davvero immensamente maestosa, è maestosa, proprio maestosa. Perciò, essendo che è maestosa, come dire, dobbiamo essere così, una cantante fantastica, piena di grande fascino. Perciò se lei dice che a ottobre, per l'evento triste, per l'evento che ora si avvicina, il prossimo ottobre, la musica ci deve essere. Poi ha detto anche che siamo troppo esagerati. Sì, ragazzi, ma
Aspettiamo una cosa, ma vediamo se è come dice Selena Gomez, però. Già, appunto. Siamo troppo esagerati. Questo, per esempio, non è esagerazione. Guardate questa foto, per esempio. Questa foto di Selena Gomez, qui aveva 18 anni ai tempi di questa foto e qui era molto bella. Proprio in questa foto lei mi ha parlato. Sì, proprio in questa foto lei mi ha parlato. Se Selena Gomez dice così, dobbiamo fare veramente quello che lei ha detto. Cioè, ha detto queste parole che lei vuole che dobbiamo ascoltare sempre la sua meravigliosa musica. Eccetto, se Selena Gomez non ha tutti i torti, dice giusto, perché veramente noi dobbiamo ascoltare la sua musica. Certo. È una bella ragazza, c'ha 29 anni adesso, perciò dobbiamo amarla per come Dio l'ha fatta. E Certo, è giusto. noi qui lo dimostriamo, che qui abbiamo tutte le sue t-shirt, cioè le magliette fatte di lei. Per esempio, qui c'è l'ultima che ci siamo fatti. Certo, anche questa è nuova. Me la sono messa domenica scorsa. Sì, questa è anche una bella t-shirt. E c'è la foto dell'album Kiss and Tell. Ma ragazzi, questo è un amore grande. Guardate un po' quando ce ne abbiamo. E ancora qua ce ne sono. Qua ci sono quelli invernali, qui pure quelli invernali. La cassa con le sue canzoni. Questo è amore grande, tutto questo è amore grande per Selena Gomez. Questo è tutto l'amore che abbiamo per questa artista. Ragazzi, questo è l'amore grande, questo è l'amore immensamente grande. Tutto questo che è qua è tutto amore per lei. Dobbiamo essere fieri di avere questa artista, questa meravigliosa cantante. Dobbiamo essere proprio fieri perché Dio ha creato una vera cantante. Perciò, quello io dico, di rispettarla. Ieri è stato l'anniversario del trapianto di rene. Certo, l'abbiamo ricordato, un grande affetto. Va bene, però è stato bello. Giusto o sbagliato? Giusto. Giusto, giusto. Dobbiamo essere fieri di Selena Gomez, davvero fieri. Questo è tutto l'amore che noi abbiamo per lei. Un amore grande, immensamente grande. Perciò noi, se diciamo che dobbiamo creare questa radio, la faremo, la faremo, ci riusciremo, vinceremo la sfida, vinceremo questa guerra, vinceremo questo torneo, ecco, come possiamo anche dire così, vinceremo questa battaglia, affronteremo questa battaglia nel verso giusto. Oh, questione di vita o questione di morte, noi vinceremo. Vinceremo, vinceremo, vinceremo. Noi siamo i Selenators, sparsi in tutto il mondo, perché per Selena come se si fa questo ed altro. E va bene così. Sarà come se c'era tutta la ragione del mondo, non lo ammettiamo, però. Ragazzi, dobbiamo essere fieri, felici, anche se ieri abbiamo passato un brutto evento, però per Selena Gomez dobbiamo essere felici. Felicità. Happiness, come si anche si dice. Noi
Ragazzi, siamo veramente contenti, 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 veramente contenti e niente, siamo così, perciò noi dobbiamo essere veramente fieri di Selena Gomez, di questa artista. Dobbiamo avercela nel cuore, perché Selena Gomez è grande, proprio grande veramente. Perciò noi dobbiamo dire questo. Selena Gomez ci ha fatto belle canzoni in tutti questi anni, ci ha regalato belle canzoni. La grande canzone VSS, la grande canzone Hit the Lights, Falling Down, Chain Sta Fela Dong, Round Round, Naturally, Love You Like a Love Song, Good for You, Saying All Love, Killer Vercanes, Hands to Myself, Look Around Now, Rare, Boyfriend, Lucy You Love Me. Questi sono tutti i suoi più grandi successi. Ci sono tutti questi successi, come anche la canzone I Give It All Rain. Insomma, Selena Gomez ha fatto belle canzoni, anche come la canzone indimenticabile, la grande canzone è Camighere, Sono Down, dell'album Stars Dance. Questi sono tutti i successi, questi sono tutti i successi. Perché ricordatevi che Selena Gomez è grande. E se lei dice che dobbiamo seguire sempre e se anche ascoltare la sua musica, faremo proprio così. Perché noi siamo forti, noi siamo integrati, abbiamo una grinta, una forza incredibile. Ce la metteremo tutta, ce la metteremo tutta e noi se ci sforzeremo vinceremo questa battaglia e faremo nascere questa meravigliosa radio. Per ora è finta, per ora è tutta finta, ma noi se un giorno saremo forti, ma noi siamo già forti, siamo coraggiosi, questa radio nascerà, ve lo garantisco. Ve lo garantisco veramente. Perciò ragazzi, se è così, dobbiamo fare proprio così, come lei dice, di ascoltare sempre la sua musica, di indossare le magliette autografate su di lei. È giusto che questo è giusto. Perciò ragazzi, abbiamo un'artista nata. È un artista grande, perciò da oggi lei dice di non andare più su FM Italia e anche su Tris e anche di non ascoltare più FM Italia, faremo finta che questa radio non c'è, perciò come lei ha detto noi faremo. O sbagliato o giusto, noi faremo come Serena come si dice, se dice di lasciare perdere questa radio FM Italia e anche Tris faremo così, perciò a Palazzo AZ non ci metteremo mai più piede. Faremo finta che in quel palazzo è un palazzo normale, che non ci sono emittenti televisivi. Faremo finta che non c'è niente. Faremo finta che non c'è davvero niente. Non è successo niente in questi anni. Faremo finta di niente. Certo. Deve trovare a la cosa giusta. Io devo fare giustamente io così, perché se no, come la facciamo ora così, giustamente tu stai dicendo ora che facciamo, cioè, casella come si dice che non c'è chi di qui alla zeta, c'è chi di qui. Certo, Giovannino, certo, giustamente è così, perché lei dice che dobbiamo ignorare quello che è successo, dobbiamo dimenticare il passato ormai è passato, ormai è una cosa che ormai c'è stata, non c'è più, che è andata bene nel verso giusto, perché alla fine, ragazzi, se Elena Gomez è ancora viva, e questo è un miracolo, cioè, se non è così che lei è sopravvissuta, è viva, è vegeta, ce l'abbiamo qui nel nostro cuore. Dobbiamo sempre averla nel cuore perché lei è grande, è ancora viva, va bene, lo ammettiamo, però per questo lei sarà sempre viva. Perciò
e sarà sempre da rispettare e da onorare. Perciò se lei dice che la musica non si deve togliere, si deve sempre ascoltare, noi lo faremo. Giusto, Giannino, sì o no? Cacirlo. Ragazzi, non voglio essere fieri. Ragazzi, voglio dire questo. Questo 15 settembre, diciamo questo. È chiaro? Io ho detto la mia. Poi se voi dicete di no, che è sbagliato quello che è, ma a me non è per niente sbagliato, è giusto. Perché Selena Gomez si merita questo, perché lei è un'artista. Avete capito bene? Non è una cantante qualunque, non è una ragazza qualsiasi. Lei è Selena Gomez, la migliore cantante di tutto questo mondo, di tutto questo universo. È la migliore cantante del pianeta e noi dobbiamo avercela nel nostro DNA, nel cuore più grande del mondo. Perché lei è questo, lei è proprio questo, lei è il fascino incredibile. Perché Selena Gomez come lei non c'è davvero nessuno. E noi di questo siamo grati. Noi qui abbiamo una grande cassa potente. C'è tutta la sua musica, e già l'altra volta l'ho fatto vedere. C'è tutta la sua musica qui. Perché è questo quello che noi dobbiamo amare di quest'artista, è proprio questo, perché questo l'amore grande, è questo il grande tesoro, perché Selena Gomez è davvero un tesoro incredibile, perché lei è davvero un dono, lei è il dono di Dio più grande, il dono di Dio ma più grande, proprio più grande. Perciò ragazzi, diciamolo questo, facciamolo per Serena Gomez questo. Se lei dice questo di lasciare perdere FM Italia e anche Tris, va bene Serena, faremo come dici tu, però te lo prometto veramente che io non andrò mai più su Tris, non andrò mai su FM Italia, neanche se mi cercassero. Se loro mi cercassero, io rifiuto di andarci. Se loro non poi finirà la pandemia, io farò così, se loro mi cercheranno in futuro, io non ci vado. Dici, ma non ci vado. Perché tanto, ormai, si dice una cosa, quando a Sant'Agata se l'hanno rubato, ci hanno fatto le botte di ferro. Detta in dialetto siracusano, ti dice, quando a Sant'Agata se la rubaro, ci fece i botti di ferro. Ormai è acqua passata, ormai è passato, è passato tutto, ormai avevo dimenticato quello che è successo, ma i fans però no, perché sì, è una cosa passata di 3 anni fa del crollo emotivo, 4 anni fa del trapianto di rene, però, nonostante questo, però, certo, è acqua passata, va bene, però non è giusto che ieri Triste si è comportato male, però se Elena Gomez dice che dobbiamo lasciare perdere, lasciamo perdere, noi faremo quello che dice Selena Gomez. È giusto o no? Com'è? Certo, Giusto. Dobbiamo fare quello che dice Selena Gomez. Se lei dice basta più Tris, basta più FM Italia, basta questo, basta quest'altro, diciamo questo. Diciamo questo. Perché Selena Gomez è davvero incredibile. Perciò dobbiamo rispettarla, ascoltarla, volerla bene, perché lei è immensamente grandissima. Giustamente è più meglio di tutti gli altri artisti femminili stranieri e anche italiani, perché Selena Gomez è il massimo. Già, appunto. È il massimo. Perciò ragazzi, noi dobbiamo essere fieri di questa artista, perché Selena Gomez è la migliore cantante del mondo. Vabbè, Selena, hai ragione tu.
Se, come sta dicendo, ha veramente ragione. E vabbè, se lei dice questo, io, cioè, giustamente Serena, mi dispiace, ma bene, però, vabbè, io, è giusto, perché Serena Gomez si dice la verità. Sì. Perché c'è una cosa, dice anche che con la violenza non si risolve il problema. Ha ragione, Selena Gomez ha ragione. Veramente, con la violenza non si risolve il problema. È giusto. Cioè, noi dobbiamo essere così. Giustamente, lei è grande, è carina, molto carina. Cioè, da qui quando aveva 18 anni, era proprio bella. Vabbè ragazzi, io, va bene, Stella Gomez è così, mi parla nella mia mente, sì, faremo proprio come lei dice, ce la faremo. Ascolta Serena, io non so cosa dire, ma va bene, noi faremo quello che dici tu, di non andare più su Triste, di non andare più su FM Italia, faremo proprio così. Io ti seguirò, ti raggiungerò, prima o poi ci dobbiamo incontrare in qualche maniera, prima o poi dobbiamo essere qui, a tuo fianco, vicino. Beh, mica, beh, io non lo so, non lo so, non lo so veramente, ragazzi, non lo so. Io non lo so, poi si vedrà. Cosa succederà in seguito? Beh, sinceramente lei c'ha veramente ragione. Beh, per cantante noi abbiamo un tesoro veramente grande. Proprio è veramente così bella. Perché Selena Gomez è veramente così bella, veramente, che ha fatto parecchi film, parecchie serie TV, veramente, proprio è stato bello, veramente. Quando Selena Gomez lavorava nella serie TV I Maghi di Waverly, era proprio bello, ci ha fatto ridere tutti questi anni, ci ha fatto bellicare dalle risate. E qui la vediamo bella, spensierata, sorridente, come se non ci fosse un domani, ma è questo. L'amore è grande per questa artista. Noi, Selena Gomez, la dobbiamo seguire per sempre, proprio per sempre. Se lei dice questo, dobbiamo fare così. Ragazzi, dobbiamo dirlo veramente. Abbiamo parlato con Selena Gomez. Sì, sembra un po' strano, come è possibile una foto, ma nella mia mente lei parla italiana, è come se fosse italiana, ragazzi. Perciò, essendo che è così, dobbiamo essere fieri di questa cantante, ragazzi. Ragazzi, la vita è bella, la vita è un dono prezioso, la vita è in massimo, un dono prezioso, perciò noi, sento che siamo così, siamo tutti Serenators, passi per l'Italia, per il mondo. Se lei dice questo, dobbiamo fare questo. Cioè, ragazzi, io ho deciso che non andrò mai più su FM Italia e mai più su Trisse. Parole di Selena Gomez, non mie, perché io la promessa che ho fatto a Selena Gomez la manterrò. Anzi, la manterremo tutti. La manterremo questa promessa, la manterrò. La manterrò veramente. Sì, ce la faremo. Vinceremo la battaglia. Noi siamo forti. Vinceremo questa sfida, questa lotta per guadagnare soldi, la faremo. Vinceremo questa lotta, ragazzi. Sarà un po' duro, ma noi vinceremo. Vinceremo veramente, proprio vinceremo. Settembre ormai è alla metà,
il mese ormai sta finendo di settembre, ma noi saremo così, forti, fotti, fotti, perché per Selena Gomez si fa questo ed altro. Bene, io non so cosa dire, io dico questo. Sì, proprio questo, perché lei è veramente grande. Ragazzi, noi dobbiamo dire questo perché Selena Gomez è veramente grande, perciò noi dobbiamo rispettarla, questa artista, no? Questa cantante meravigliosa, questa regina del pop, perché Selena Gomez è veramente la regina del pop, ma del pop del XXI secolo, questo di ora, il pop dance, perché Selena Gomez veramente è una regina del pop veramente, perché è grande. E qui c'è un mondo che parla di lei. Là fuori nel palazzetto c'è anche lei un altro mondo, perché quello è il palazzetto, è il punto che è a lei dedicato. Come possiamo vedere di nuovo? Qui. Vedete? Tutto è legato a lei. Vedeci qui. C'è un mondo veramente. È grande veramente. È grande veramente, ragazzi. Ci sta di dire veramente proprio un mondo. Là fuori c'è un mondo che parla di Selena Gomez. Questo è l'amore. Questo è l'amore grande. Proprio, ragazzi, questo è l'amore grande per Selena Gomez. E noi dobbiamo essere completamente fieri, perché lei è un'artista nata. Selena Gomez è davvero. Vi ho mostrato parecchie volte il palazzetto, mi è bello decorato perché il corridoio di casa mia è completamente dedicato a Selena Gomez, giustamente. E c'è davvero un mondo là fuori. Avete visto l'amore grande per Selena Gomez, per questa cantante di fascino. Ma noi saremo così. Saremo forti, forti, fortissimi. Noi siamo i De Caro. E noi De Caro non ci arrendiamo. E noi ubbidiamo, dobbiamo ubbidire a Selena Gomez di quello che lei dice. Se lei dice di lasciare perdere tutto, lasciamo perdere tutto. Ma una cosa però, a questa radio non rinuncio. Già appunto, a questa radio non rinuncio. Sì, lei può dire questo e altro, ma io a questa radio non rinuncio. Già, non rinuncio. Perciò Selena Gomez può dire tutto quello che vuole, ma alla radio non rinuncio però. Lei si può incavolare, non mi interessa, ma vabbè, ragazzi, io, come dire, ho detto la mia. Io ho detto la mia. Non so voi cosa ne pensate. Ma per me lei mi sta a cuore veramente. Perciò, ragazzi, dobbiamo avere Selena Gomez stretta nel nostro petto, così, con questo amore grande. Sì, è un po' vecchia sta maglietta, però va bene, noi siamo così, dobbiamo tenercela forte, proprio forte, così, 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 forte, forte, abbracciamocela. Bracciamola così, ce la possiamo anche abbracciare, baciare. Beh, io non so
cosa ne pensate voi, ma per me è così. Per me è così. Cioè io non so sinceramente cosa dire, ma Selena Gomez è grande, perciò noi dobbiamo essere così fieri di questa cantante di successo, di questo grande amore che noi abbiamo per lei. Guardate che bella questa foto, per esempio, qua dell'album Rare, il calendario, la foto non aveva 18 anni, qui in quella foto quanti anni poteva avere, e infine la fotografia della canzone De Una Vez, che è una canzone di successo, cioè che l'ho mostrato, e niente, perché questo è l'amore. Noi abbiamo, questo è l'amore grande per questa artista, ragazzi, dobbiamo dire veramente, è un amore grande, e noi dobbiamo essere fieri di questa cantante, ragazzi, dobbiamo dirlo sempre, diciamolo sempre, Selena Gomez è grande, perciò, visto che lei è veramente grande, dobbiamo essere così, perché lei è grande, non è una cantante piccola. Piccola in che senso? Cioè, è grande, giusto Giovannino? Sì, certo. Certo, Mare. E se la come, c'è giustamente una cantante buona e si merita tutto l'oro Esatto, perché guardate che bella qui, certo, in questa foto aveva giustamente, c'ha 28 anni e mezzo, che qua è vestita come nel video De Una Vez, vabbè, comunque carina, bella con questo vestito di fiori, con il cuoricino nel petto, insomma, Selena Gomez c'ha quest'anno ci ha conquistato, per me è stato bello. Quando a gennaio è uscita la canzone De Una Vez, Baila Conmigo, due successi, infine l'album Revelation a marzo. Sì. Infine l'album Revelation a marzo, e infine poi ora ad agosto, cioè il mese scorso, ha fatto la canzone 999, che abbiamo ascoltato qualche istante fa. Insomma, ragazzi, per farla breve, Selena Gomez ha fatto strada e sta continuando a fare strada, perciò noi siamo così, indosseremo sempre la maglietta di Selena Gomez, sempre nel petto la dobbiamo avere, perché lei è una grande femmina di quella vera, una grande donna, 29 anni, sono 29 anni. È una donna fantastica, perciò o bella o brutta che sia, dobbiamo averla nel cuore. Dice, ma dobbiamo averla nel cuore, dobbiamo rispettarla, dobbiamo onorarla, vogliamola bene, abbracciamocela, baciamocela, autografi, dischi, quant'altro, ma frenate un po'. Tutto questo si avvera. Se voi volete vedere se Lena Gomez è di presenza, beh, in America possiamo andare, ma come? Già. Come andiamo in America? Beh, ma ragazzi, dai, va, ci vediamo alla prossima. Comunque, io andando termino qui. Spero che questo film vi sia piaciuto, parla di Selena Gomez, ma io vi dico sempre che Selena Gomez teniamocela sempre nel petto, qui, sempre qui, teniamocela così, perché lei è grande, quindi Selena Gomez piena di grande fascino, che sarà sempre così. Viva Selena Gomez per sempre, la migliore cantante del pianeta Terra, e sarà sempre così. Selena Gomez è la migliore cantante del pianeta Terra, sarà sempre così. Ciao Selena, grazie del consiglio, arrivederci.